Buongiorno ragazzi, allora, mi hanno detto giorno di festa, mi hanno detto che oggi è un giorno di festa, me ne accorgo perché siete tutti a fancazzo e poi perché c'è Anna che ha l'ambulatorio chiuso ed è in casa. Ad ogni modo il mio programma non cambia. Laboratorio, laboratorio, sempre laboratorio. Oggi è il giorno in cui si inizia l'incubo della cucina, vedo là gli scatoloni e già mi sale l'ansia. Ho tipo oggi, domani e dopodomani, perché poi venerdì devo fare l'installazione, sperando che mi basti un giorno solo. Tante sono le incognite, ma non lo inizio subito. No, prima il piacere, poi il dovere. Quindi è tipo rischia tutto, perché poi domani consegnano il legno, ci sarà un ospite che ha bisogno di un lavoro, due ospiti che hanno bisogno di due favori, due cose da fare, per cui però cioè, c'è tutto il giorno, sono tre giorni e tre notti, quindi sicuramente ce la si fa a mettersi nella cucina. La bordatrice. Ieri eravamo rimasti alla bordatrice facendo tutte le varie prove. E in nottata ho ricevuto anche conferma da Sebi Torrisi che tutti i nostri ragionamenti erano giusti. Il cambio di presa avviene perché c'è un wattaggio diverso, che non conviene assolutamente inserirla dalla parte del 120 se alimentato a 220 perché si rischia di bruciare la resistenza, e che il pezzo rotto della presa va solo a coprire il pin sul ferro da stiro, nel mio caso questo, che è morto perché non serve a niente ed è comunque buona norma e sicurezza. Non fosse bastata la conferma di Sebi Torrisi e tutte le vostre conferme che mi avete dato, ho ricevuto anche conferma stamattina dall'elettricista sfasato, che se non lo seguite, seguitelo, perché al di là del discorso elettricità, che per esempio non c'entra quasi mai niente con quello che io faccio, lui secondo me fa uno show che merita essere visto, almeno a me fa spaccare. Consideratelo un follow Friday prematuro, elettricista sfasato, andate e fate segui. Detto questo, quindi come procedere? Beh, innanzitutto voglio fare tutta una pulizia e una rilucidata approfondita del ferro, smontandolo in tutte le sue tre parti, perché poi sono tre, non c'è nient'altro. E poi la presa. Sulla presa ho fatto dei ragionamenti e delle ricerche. Una presa del genere è praticamente introvabile. Si trovano quelle a due poli, ma non a tre, perché è veramente, veramente vecchia, perché come ha detto qualcuno è fuori norma. Ma la presa a due che mi avete segnalato in molti, oltre a non essere sicuro che ci stia in questo spazio perché andrebbe incastrata qua, mi lascerebbe scoperto il terzo pin, una cosa che non mi fa impazzire. Mentre questa non solo mi copre, nel caso fosse intera, il terzo pin, ma è anche a scarso, cioè a prova di idiota, cioè è impossibile infilarlo nel posto sbagliato, perché basta seguire l'indicazione scritta e la frecciona e lei va nel posto giusto. C'è da risolvere questo problema. Il problema, come vi dicevo ieri, è nella copertura. Copertura che, guardandolo attentamente, questo qua, che io credevo fosse sporco, sudiciume, rumenta, invece è tutto un bel pastone di colla che è stato messo su, perché vedete qua c'è una crepa, qua ce n'è un'altra. Qualcuno ha già tentato di fare un rabbreccio alla bene meglio. Sono certo che si possa fare di meglio. Questo pezzo qua, nella fattispecie, la copertura, è un pezzo a sé stante dalla presa. E per sistemarlo, ed è in ceramica, o in bachelite, mi sembra più bachelite che ceramica. Per sistemarlo ci sono tre opzioni. Prima opzione, la stampa 3D. Va considerato che non ho la stampa 3D, che andrebbe ricreato il file, mi dovrei appoggiare a qualcuno e poi dovrei avere la certezza di usare un materiale che, senza saperlo, sopporti il calore generato comunque dai pin quando sono sotto alimentazione. Quindi stampa 3D, no, no. Seconda opzione, la resina. Potrei fare tutta una copertura intorno a ricreare la stessa sagoma dell'altro, fare una mini colata di resina, aspettare che asciughi e poi forarla, oppure mettere qualcosa per salvaguardare il foro. Però io non lavoro neanche la resina. Dovrei prima imparare a lavorare la resina, capire che resina usare, fare vari test e poi comunque dei tempi di lavorazione lungo. L'unica cosa che mi viene in mente per la resina è affidarmi a qualcuno terzo, tipo Wood & Beer. Wood & Beer dorme in piedi, cioè se aspetto lui non ce la caviamo più, e qualsiasi altra persona potrebbe darmi una mano, comunque c'ha le sue cose da fare. Allora, con lo stesso metodo della resina, ma un po' più empirico, dato che tanto io devo ricreare una forma di una parte che di fatto andrà a coprire un pin morto, poi non ci sono collegamenti dentro qua, quindi non è che richieda chissà quale precisione, se non la precisione della dimensione del foro, mi è venuto in mente di usare lo stucco bicomponente. Quindi farò tutta una copertura, metterò lo stucco bicomponente in abbondanza e dopo lo levigherò col mio
fantastico Dremer della Parkside. Sono abbastanza fiducioso di riuscire a ricreare la forma giusta. E oltre a questo, già che ci siamo, tutta una bella pulita a tutto, che fa schifo, una bella lucidata a questo, una bella lucidata al manico e sostituzione del cavo di alimentazione, che il fatto che sia a tre poli non serve a niente perché il terzo polo è morto, come vi dicevo ieri, e non si incastra neanche qua. C'è rotta anche questa parte qua, però poco mi frega. Sostituzione con un cavo a due poli va benissimo, anche un po' più lungo, così magari quando devo usarla non uso prolunghe. Questo almeno il piano per la mattinata, adesso vediamo come va. Stucco bicomponente, che vi ricordo essere quello che uso sempre, il solito, con cui mi trovo bene, ve lo faccio rivedere. Questo stucco bicomponente, eccolo qua, per plastica, quindi dopo diventa proprio plastica e carteggiabile. Ci abbiamo levigato tutto il morsetto Bessey più altra roba in giro, forse qualcosa l'ho usato anche sul trapano. Quindi non ho il link perché lo prendo da Brico. Brico Brico, forse c'è anche dall'Eroi, comunque presto che tardi e vediamo di darci una mossa e fare quel lavoro lì, vediamo cosa ne viene fuori, se riesco veramente a ricreare la forma con lo stucco bicomponente per poi levigarla piano piano nella sua forma finale. Allora, la presa è splendida, splendida. Fra l'altro, notate questo particolare che non sospettavo neanch'io. Stanotte, quando pensavo di fare questo lavoro, mi sono detto, cazzo, speriamo non venga via l'etichetta che ho scritto il baltaggio. Invece, non solo è dipinto sopra, ma è anche inciso. Cioè, un'incisione e poi una pittura dentro. Cioè, robe che non si fanno più. Allora, già quando ho pulito lo stereo, qualcuno mi aveva chiesto perché utilizzo così tanti prodotti. Sulle plastiche nere io di solito faccio una roba così. Prima uno sgrassatore alcolico, poi uno sgrassatore tipo Chantecler e alla fine lo svitol. Il tutto togliendo le croste con stuzzicadenti o comunque legno morbido e poi andando a pulire i particolari con il cotton fioc. Questo è quello che faccio solitamente. Non è trucco mio. È una roba che avevo sentito in un programma TV tanto tempo fa. Rick Restoration, una roba del genere che c'era su Sky, forse, non so se qualcuno se lo ricorda. Insomma, sto tizio folle che restaurava la qualunque e riusciva sempre a far funzionare tutto, un programma di quelli che guardi con i popcorn. Ora, è il momento di rifare questo, quindi adesso mi ingegno in qualche modo e vedo di fargli sopra tutta una pastosità con lo stucco bicomponente per poi andare a levigarlo. La lucidatura, la smaltatura della ceramica andrà persa, ma forse dopo con una bombolettata va a posto, se no anche così potrei farla addirittura questo componente di un colore diverso, tanto non è un ripristino originale, è un colore diverso a segno che è stato restaurato, forse solo dove ho fatto il restauro, non so, ci penso. Va bene, tento di fare questo lavoro qua, poi dopo mentre asciuga lo stucco do una pulita al resto del ferro, che poi è tutto da lucidare più che altro. Interessante come questo show si vada via via configurando con suggerimenti non richiesti. Tra chi mi dice di farlo in legno alla CNC, tra chi mi dice di partire da un blocchetto di ceramica e rifarlo tutto, a chi dice, e siete stati in quattro a dirlo, ma non fai prima a tornare al mercatino e trovare un'altra presa? A parte, analizzate la frase, non fai prima a tornare al mercatino e trovare un'altra presa. Possibilità praticamente remota, non che tanto io ci torni quando di trovare un'altra presa. Ma poi voi sì che avete lo spirito del maker. Io ci farei una carriera. Detto questo, mi sono organizzato così, almeno per la parte più grossa, poi tutte le altre parti rotte più piccole ci penso dopo. Ho messo una punta da una parte del diametro del foro, esattamente come gli altri, dove ci va inserito il pin, rivestita di scotch così che non faccia presa il bicomponente o comunque faccia presa meno. E un'altra punta più piccola per il foro più piccolo. Ora io verserò sopra tutta sta sboassa di roba, starò molto indietro con le proporzioni dell'indurente, in modo che le venga un po' più liquido, e poi lascerò che si secchi in una forma improbabile per poi andare a levigarlo piano piano.
come sempre, è tutta una teoria. Anche trovassi un'altra presa, farei lo stesso questo esperimento, perché è una cosa più, è un'occasione unica per riuscire, provare, avere la possibilità di fare una roba del genere, e assolutamente di nessuna sicurezza. Ok, questo è un po' lo stato dell'arte, come vi dicevo sarebbe venuto uno schifo, un casino, ma poi sarà tutto una volta indurito da sagomare. Secondo me non basta un giro, asciugato questo devo aggiungerne ancora un po', cosa che non riesco perché adesso è colloso. E comunque, data la sequela di domande e commenti idioti come «ma sei sicuro di riuscirci?», la risposta è sempre la solita: no. Qua si va per riempire come meccanismo, non mi lasciate altra scelta che anticipare altre domande cretine e lasciarvi direttamente il link ad Amazon ai cotton fioc che uso solitamente per pulire le cose. Chi invece aveva dubbi sul fatto che le punte sarebbero rimaste incollate al silicone, no, vi faccio vedere. Il mettere lo scotch era questo. Lo scotch, essendo plasticoso, rifiuta un po' questo stucco bicomponente, l'avevo già provato in passato, infatti se vedete la punta gira, lo stucco, anche se ancora non è completamente asciutto, non si muove e ha di fatto creato il foro che poi comunque andrò a registrare, ad aggiustare. Ora, mentre aspettiamo che asciughi bene, perché servono una trentina di minuti, ma lo strato è bello bello spesso, una bella pulita questo. Allora, pezzi del ferro tutti lucidati, stralucidi, e vanno bene così. Ora, qui ho aggiunto ancora un po' di stucco, fa sempre più schifo e sarà sempre più difficile farlo diventare come dico io. La piastra, la base della piastra non è che serve tirarla lucido, anche perché non serve assolutamente a niente, basta pulirla un po' con una Scotch Bride, giusto perché ha qualche incrostazione che voglio togliere. E userò lo stesso che uso per le macchine, il Metal Glanz, così me lo chiedete ancora una volta. Allora, lui c'è. Più shiny di così si muore, e anche il sotto è tornato praticamente nuovo. A me fa impazzire, trovo bellissimo, sembra nuovo. Driver Parkside, beh, per lucidare ha provato, l'ho usato a potenza 3, non vibra eccessivamente, non noto differenze dal vecchio Dremel che avevo, non parlo delle viga unghie, parlo di un Dremel che avevo una volta. Non noto nessuna differenza, per me il suo porco lavoro lo fa, e ho già in mente un paio di modifiche che vedrò a tempo debito. Ora, qui ho provato a dare una levigata ma è ancora un po' morbidina, frese e fresettine ne ho una tonnellata per riuscire a fare quel lavoro fatto bene, invece manuali ho solo questa che è un po' grossa, ma adesso vediamo. Intanto lo lascio asciugare ancora un po' e magari mi mangio qualcosa. Devo comunque iniziare la cucina oggi, sto cazzeggiando perché non c'ho voglia. Per chi mi ha chiesto, ma vale la pena tirarlo tutto a lucido così, portarlo come nuovo, considerato che tanto dopo si sporca in lab e tra due utilizzi è di nuovo come prima? Ma non lo so, tu te lo fai il bidet. Io sì.
Allora, non vi dico che è stato un lavoro facile, non vi dico neanche che è stato un lavoro pulito, ok? Penso di aver usato tutte le frese possibili e immaginabili. È stato molto più lungo di quello che avrete visto nel timelapse. Ho usato anche questa, che era nel set della Parkside, che è tipo una bestia di Satana. Me la sono subito immaginata in un occhio, il che mi ha fatto prestare attenzione. Però ci sono, ho raggiunto il risultato. Lasciate stare che ora è un casino di colori perché ci sono tutte le pezze, però questo è il risultato. Ora, voi vedete la separazione di colore perché poi si è spaccato anche l'altro pezzo, quello che era tenuto assieme con la colla, però è tutto liscio, tutto complanare. Ho ricreato praticamente esattamente la stessa forma, che ho scoperto non essere uguale, perché per non inserirlo invertito nelle due parti della spina era diverso, uno è dritto e l'altro è storto. Però sono riuscito a ricrearlo, sta perfettamente incollato, ho già fatto la prova, ovviamente io terrò quello fatto da me dalla parte del pin morto e va dentro perfettamente, ma la cosa più importante per me è che rimanesse dentro a questi due. Quindi dal lato sinistro, dove c'è il pin, questa deve andare dentro e questa qua dentro qua. Ed ecco qua, adesso con una mano sola è un po' difficile. Oddio. Ok, ma sta perfettamente, perfettamente dentro. Meglio, adesso non riesco a chiuderla perché non ci sono neanche le viti. Però meglio di come stava dentro prima. Ecco qua, con due mani sono riuscito a chiuderla, anche se non ho ancora messo le viti. E quindi con la scritta 220 da questo lato si andrà a infilare dentro. Adesso non c'ha i maschi dentro, per cui ecco, infatti non sta insieme. Ora i maschi li ho già tirati a lucido, ora una mano di fondo e poi l'unica vernice nera che ho è questa, non è il massimo. In alternativa potrei, dato che questo è l'unico pezzo rifatto da zero, fare un restauro non conservativo e farlo magari ginger, potrei farlo rosso, non lo so. Allora, intanto che asciuga il fondo e decido se farlo nero o rosso, anzi decidete voi se nero o rosso, metto a posto tutto sto casino, che tanto poi inizio a montare la cucina, non so quanto riuscirò a fare oggi, comunque tanta roba. Non vibra, un controllo perfetto, questo è comodissimo, ha bisogno giusto un paio di modifiche ficcanti, ma tanta roba. Un ottimo acquisto. Dremel, ciaone. Allora, con buona pace dei quattro minchioni che hanno fatto battute calcistiche tipo rosso e nero sta bene, no fallo azzurro e nero, no, no, e mi hanno fatto fare un tuffo nel passato come se fossimo ancora alle medie con la squadra preferita. Non so cosa voi abbiate votato, ma c'era poco da votare, non tanto perché questa non è democrazia, ma più che altro perché le bombolette nere non funzionavano, erano completamente tappate e non funzionavano, quindi poco ci vuole, rosso, che non sta neanche male, devo dire. Quindi adesso, se non sbaglio, e non sbaglio, perfetto, non sta male il rosso, dai. Comunque, ora tutto funziona, ho messo anche un cavo bello lungo, così magari la smetto di usare la prolunga. Quando saldo qua, un cavo a due poli, ho cannibalizzato un cavo dell'Apple TV che ha il vantaggio di essere un cavo anti-antorcigliamento. Praticamente questo non si attorciglia perché la Apple fa i cavi per Apple TV che non si attorcigliano. Quelli delle cuffie invece ci puoi impiccare le marmotte in tasca, da tanto si incasinano. Ora manca solo un'ultima cosa. Però l'ho già fatta prima. Voilà, posto così. E questo è andato. Presto o tardi lo useremo sul serio. Ora, sì, non ci scappo più. Allora, mi faccio un caffè e poi inizio a montare la cucina, per cui lo show si può dichiarare finito qua oggi. Inizio a montare la cucina e parto dai pensili, che non hanno i cassetti, quindi sono un po' più facili. Devo però stamparmi il disegno che mi ha dato il mio amico. Non è che io abbia granché disegno. Bevo un caffè, stampo il disegno di come deve venire e poi vi faccio vedere. Ma ripeto, lo show oggi mi sa che finisce qua. Allora, tutto ciò che posseggo io della cucina, a parte una tonnellata di scatoloni, è questo disegno qua.
storto, fotografato un po' male, ma è tutto ciò che ho. Sono 14 moduli in tutti. Io direi di partire dai pensili. Non c'è grossa incognita in sto lavoro, eh? È solo da montare. Sarà da fare lo scasso per il foro per il lavello, il foro per i fuochi, ma ci penso poi. Parto dai pensili oggi, che sono la cosa più semplice perché vanno fatti e lasciati. L'unica domanda sensata da farsi è: sono le 5, facciamo fino alle 8, in 3 ore? Quanti moduli si montano? Allora, chi ha votato 4 pensili non mi conosce, chi ha votato tutto sia sopra che sotto mi sopravvaluta, chi ha votato 7 ci ha preso. 7 pensili, comprese le antine, tranne una perché manca. Quindi, Napri, è la... Napri è il mio amico. È l'antina che manca, non il fianco, ti arriverà. Quindi, pensili tutti montati, quello è per la cappa, va ovviamente tirato su. Antine tutte da registrare, ma le registrerò in opera. Mensole tutte da mettere, ma lascerò loro a scegliere dove metterle. Mi sono segnato esattamente quali sono, così almeno li carico sul furgone nel modo giusto da scaricarli, tirarli giù una alla volta e montarli, perché nella vita e in questi lavori è importante il modulo, ma è importante anche avere method. Data la qualità delle battute, direi che si sente che sono 12 ore che sono in lab. Che dire, la cucina è facile da montare, è una cucina IKEA. Non mi convince molto il colore che ha scelto, però problemi suoi. Allora, niente, domani si continua. Tanto da piallare, non roba mia, arriverà il legno, che non piallerò domani, e finirò la parte sotto, cioè inizierò la parte sotto, che sicuramente non riuscirò a finirla perché ci sono anche i banconi da tagliare, e poi la parte sotto è tutta a cassetti, questa cosa non mi era stata detta, è tutta a cassetti, quindi ci vuole un po' più di tempo. Che dire ragazzi, una 12 ore veramente intensa. Pensate se avessi fatto la live. Ad ogni modo, ci vediamo domani, che oggi è la festa. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I wanna spend some time with you, just the two.